Siamo proprio davanti alla sede amministrativa dell'ospedale qui di Avellino e i nostri amici a difesa dell'Andolfi hanno creato una serie di maschere. Giustamente hanno fatto questo ragionamento: se non riusciamo a parlare con i politici li portiamo direttamente qui. Infatti, se vedete, abbiamo il direttore generale Pizzuti, finalmente riusciamo a incontrarlo perché fino adesso è stato praticamente impossibile. Abbiamo il consigliere Alaia, buongiorno anche a lei, grazie per essere venuto. Abbiamo il consigliere regionale Petracca, che è arrivato sicuramente a piedi da Solofra, perché ci vogliono pochi minuti solamente. E Dulcis in fondo abbiamo il presidente della regione, il nostro grandissimo Vincenzo De Luca, che anche il manifesto, diciamo così, in cui si dice che l'ospedale Agostino Landolfi di anni 132 è morto. Presidente, vorrei lasciare qualche dichiarazione. Sono venuto anch'io qui per testimoniare la mia presenza. Adesso vediamo che cosa succede. Saliamo sopra a parlare, qualcosa di buono sicuramente succederà. Vi saluto. Sindaco Vignola, una convocazione improvvisa da parte del manager Pizzuti. Di che cosa si tratta? No, a noi fa piacere la convocazione perché l'ha chiesto il Comune di Solofra tempestivamente ieri mattina, dopo aver ricevuto venerdì in un orario di chiusura degli uffici comunali tramite PEC l'atto aziendale. Certo, scopriamo di recente una velocità che fa piacere, mentre invece per 2 anni non si è dato seguito a ciò che era previsto dal piano ospedaliero e non si è fatto l'atto aziendale per 2 anni. Noi siamo presenti perché lo abbiamo chiesto e l'abbiamo invocato più volte. Molto meglio sarebbe stato farlo anche prima questo incontro ed altri incontri che pure abbiamo chiesti. Ci auguriamo che ce ne saranno altri perché c'è la necessità di fare degli approfondimenti su questi atti fondamentali. L'atto aziendale è fondamentale, bisogna sentire le organizzazioni sindacali, bisogna sentire il comitato di rappresentanza dei sindaci ASL, non convocare solo il sindaco di Solofra. Io nella mia richiesta di incontro ho fatto riferimento proprio all'iter procedurale, al quale pure faceva riferimento lo stesso Pizzuti nella nota di trasmissione dell'atto aziendale, cioè sentito il comitato di rappresentanza dei sindaci. Allora io evidentemente oggi qui sono stato convocato come sindaco soltanto di Solofra e quindi dove insiste il plesso ospedaliero Landolfi, e allora a questo punto bisogna convocare, io credo, anche il sindaco del comune capoluogo, certo, dove insiste l'altro plesso, Contrada Moretta, oltre che la sede dell'azienda, perché l'azienda ospedaliera è composta da 2 plessi e quindi 2 sono i comuni coinvolti e 2 sono i sindaci. Oltre ovviamente a tutto il comitato di rappresentanza, che io questa mattina ho sentito, ho parlato con il presidente Marco Marandino, sindaco di Sant'Angelo, con gli altri colleghi sindaci, sono tutti concordi nel dire che bisogna convocare un incontro con il comitato di rappresentanza dei sindaci ASL. Intanto domani sarà con il ministro Speranza, con quali speranze? Perdona il gioco di parole. Ora è chiaro a tutti che le competenze della programmazione sanitaria sono in capo alla regione, non sfugge a nessuno, ma in circostanze come questa bisogna battere tutti i percorsi istituzionali, certo, confrontarsi con tutti. Il mio è un lavoro ed un percorso istituzionale che non ha niente a che vedere con la politica in nessun modo, per cui sono aperto nei confronti di tutti coloro i quali ritengono di sposare questa causa e le buone ragioni dell'ospedale Landolfi a servizio delle comunità, a servizio dei territori. Qua ci stiamo battendo per un servizio sanitario che rischia di essere soppresso a danno dei cittadini, perché il Landolfi ha dato prestazioni sanitarie importantissime a migliaia e migliaia di persone, non solo di quel territorio, ma dell'intera provincia di Avellino, e ha salvato la vita a tantissime persone.